La via della conoscenza attraverso Attilio Masiero, voce della quiete.vaiano@gmail.com. Una voce. Parlare di gratuità a chi non concepisce la vita semplicemente come ciò che toglie, priva e libera dalle catene mentali, ma come qualcosa di cui servirsi, oppure un tempo da occupare in qualche modo. Significa davvero stravolgere i concetti che avete edificato su voi stessi e sulla vita. Qui verrà messo in crisi anche quel concetto che vi fa credere che la gratuità sia riconducibile all'immagine di un divino che, prevenendo per infinito amore il vostro darvi da fare nella via interiore, elargisca doni non meritati se messi in rapporto a quel poco che avete realizzato. La gratuità non è quel dono da voi concepito. La gratuità non è un'offerta divina che va al di là di quanto ognuno di voi operi. La gratuità non è un premio che vi viene dato affinché possiate continuare a lavorare su voi stessi per rendervi degni di quel premio, e nemmeno un incentivo per migliorare ulteriormente. La gratuità è il confine oltre il quale non è possibile che tacere. Non è nulla di ciò che voi potete immaginare o conquistare o utilizzare. Nulla di tutto ciò che potete anche in minima parte descrivere attraverso le sofisticazioni, le esaltazioni, le articolazioni e le destrezze verbali. Vivere consapevolmente la gratuità significa non ipotizzare passi avanti o indietro verso una meta evolutiva, e nemmeno avere voglia di aggiungere alcunché a quel suo profondo mistero. Quindi ogni parola che qui aggiungiamo muore incontrando i significati impressi nella vostra mente, poiché nemmeno sentendoci negare e poi negare, usare paradossi dopo paradossi, non senso dopo non senso e provocazioni dopo provocazioni, voi intendete mollare la pretesa del passo dopo passo nel vostro progredire per divenire consapevoli che ogni parola che lì viene aggiunta è vana, è vuota, è nulla. Perché parlare di gratuità significa disarticolare il vostro modo di operare, il vostro modo di esprimervi ed il vostro modo di intendere.